perquisite 5 sedi dell'azienda francese Lactalis, tra cui la fabbrica di Craon, da cui sono usciti i lotti di latte infantile contaminato. Solo in Francia 37 neonati sono stati trovati positivi alla salmonella, confermato un caso anche in Spagna e in Grecia. L'azienda è sotto inchiesta per truffa aggravata ai danni della salute e mancata esecuzione di procedura di ritiro di un prodotto. Durante i controlli ad agosto e a novembre, Lactalis aveva trovato la salmonella nel sito di Craon, ma la segnalazione è partita solo a dicembre, quando è iniziato il ritiro dei lotti. Il richiamo poi è stato allargato solo il 12 gennaio a tutti i prodotti della fabbrica distribuiti in 83 paesi. Da quanto risulta, in Italia non è arrivato il latte contaminato.